Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBux, bentornati sul mio secondo canale, bentornati su StarCraft 2. Signori, in questa partita vedremo una mia partita, ora mi stavo quasi venendo in mente di controllare l'Overlord. No, vedremo una mia partita, ma questo chiaramente è un replay. Come vi accennavo, nel momento in cui gioco e devo cercare di parlare, mi confondo malamente, per carità, commetto comunque degli omicidi dell'italiano e di questo vi chiedo scusa, però comunque in post commentari credo di riuscire insomma a mantenere un ordine mentale sicuramente superiore rispetto a nel momento in cui gioco. Allora, qua insomma stavo provando anche i nuovi tasti, avevo visto che c'è la possibilità di fare nuove cose, vabbè, all'infuori di questo. Allora, andiamo a commentare questa partita. Questa partita l'ho giocata qualche giorno fa, la ho salvata, non mi ricordo qual è in precisa, la scoprirò insieme a voi vedendola. Insomma, se l'ho salvata vuol dire che è una bella partita. Quindi gustiamocela insieme. Allora, sono contro un Protoss. Il Protoss va a piazzare subito due puloncini e il portale. E io non gioco Protoss, ma credo che questo Protoss abbia sbagliato. Si piazza prima il portale del secondo pilone, però questo potrei sbagliare. Io ora mi concentrerò più sullo Zerg, insomma sulla mia partita. E cioè io contro uno Zerg apro di vivaio e poi solamente dopo vado a fare la pozza germinale. Spesso e volentieri vado a piazzare anche un estrattore sul gas, che in questo caso, in questa partita, non piazzo, perché con ogni probabilità, facciamo partire anche la grafica figa con i nomi, andrò a saturare, come dire, a prendermi il gas a 30 rifornimenti. Questa è una build che era valida in Wings of Liberty, non ho idea se sia valida anche ora. Nel frattempo do un'occhiata anche alla partita del Protoss, che dimentica di saturare i gas. Li ha presi entrambi, ma non li satura. Questo è un errore, peraltro il Nexus non sta neanche producendo sondine. Non capisco bene il perché. Ma ha piazzato? Ma quanti piloni ha piazzato? Scusate. Cioè, come rifornimenti 47. Ma mi ha piazzato dei piloni... Ah, ok, ora mi sono ricordato che partita era. Ha piazzato un piloncino qui. Ok. Questo Protoss è un trollone. Ok. Sì, ecco, me la sono ricordata. È una bella partita. Confermo che è una bella partita. Allora, chiaramente le prime battute sono solamente di assestamento. Io arrivo qui, vado a vedere che lui c'ha i due gas, vado a vedere che c'è il centro cibernetico, un portale, però non riesco a capire dove stia spendendo i suoi soldi, e infatti lui sta costruendo un concilio del crepuscolo bello nascosto. Nel frattempo nella mia base, in maniera molto tranquilla, come vi dicevo, vado a prendermi la colonia delle blatte, il secondo estrattore. Non l'ho preso a 30, l'ho preso un po' prima, però dato che non conoscevo, insomma non mi ricordo esattamente com'è la build, faccio un po' di a naso, diciamo, insomma in questo periodo. Una cosa che vi consiglio in realtà è di non fare come me: se siete alle prime armi, andatevi a vedere un po' su internet le build. Allora, la prima cosa che vi consiglio da fare se siete alle prime armi è di iniziare la campagna. Così con la campagna single player capite proprio le basi di StarCraft. Però voglio dire, una volta imparate proprio le basi, insomma, cosa sono le strutture, cosa sono i rifornimenti e così via, che una persona potrebbe dire: DadoBux, perché non fai tu un tutorial? Perché il gioco è gratuito, ragazzi, se siete interessati al gioco vi assicuro è così semplice capire le basi, cioè bastano delle partite. Quindi imparate le basi tranquillamente giocando, già che il gioco è gratis, e dopo tornate qui e vedete un po' a livello leggermente più avanzato, proprio leggermente più avanzato, dato che io sono stespertone. Allora, che cosa va a fare il Protoss? Va a fare un santuario oscuro. Perché lo piazza qui? Perché il santuario oscuro, che si può fare solamente dopo aver fatto il concilio del crepuscolo, per questo li ha piazzati entrambi qui, in maniera tale che se anche io andassi a scautare, come effettivamente sto facendo, non vedrei quelle unità. Perché queste strutture? Perché queste strutture vanno nascoste? Perché dal santuario oscuro, cioè il santuario oscuro, permetterà di fare delle unità che ora vedrete. Nel frattempo lui ha piazzato quattro zeloti che vanno a rincorrere con il fiatone il mio drone, e ha piazzato quattro gate. I quattro gate, comunemente detti four gate, questo è il nome della build, è un all-in, tipicamente, almeno ai tempi di Wings of Liberty, quando giocavo io, era un all-in, è in linea di massima. Guardate, nel frattempo io ho preparato un'armata della morte,
e la sto andando a riversare nella base dello Zerg, perché se lo Zerg apre di all-in è inutile andare a fare un'apertura insomma che si basa sull'economia. Nel frattempo sento un rumore di fondo, ma ok sta piovendo perché ho le cuffie e non sento. Ok, sta piovendo. Questo rumore di fondo che sentite è perché sta piovendo fuori dalla finestra. Dicevo, gli ho fatto a mia volta un attacco per cacciargli più. Allora, mettiamo un attimo in pausa, perché qua succede una cosa carina. Quindi dicevo, lui ha aperto di all-in. Dato che non vedevo nella sua base tante unità, ho detto, ok, questo qui fa un all-in fatto male. Quindi facciamo, lo attacco per distruggergli l'all-in prima che arriva in base. Peccato che lui abbia cacciato queste unità, che sono invisibili. Ora vi faccio vedere io cosa vedete. Io non vedo nulla. Ok, ripartiamo con il gameplay. Quindi lui, vedete, questa è la mia visione. Io vedo solamente delle ombre che si muovono. Ovviamente non me ne accorgo. E me ne accorgo solamente, guardate peraltro, il tempismo con il quale io piazzai il lanciaspore, perché nasavo che c'era qualcosa che non andava. Però insomma è uscito un po' troppo tardi il lanciaspore, che è un rilevatore. Va bene, è un rilevatore. Il lanciaspore rende visibili i Dark Templar, perché queste unità Templare Oscuro, che sono appunto invisibili, vengono rilevati da questa struttura. Però loro che vanno a fare? Vanno a focusare il loro attacco su questo qua e ridiventano invisibili, va bene? Ora, nel frattempo io vado a cercare di dare il più danno possibile in base da lui, sebbene mi renda conto che ha tirato fuori il suo bel nucleo della nave madre e le mie unità allora me le riporto in base per cercare di salvare la baracca. Ora, il problema dove sta? Che io qua, nella base, mi sono andato a costruire tutti questi bei rilevatori, quindi queste unità avranno vita breve. Mentre invece, tra non molto, che cosa andrò a fare? Lui sbaglia enormemente e va a focussare l'attacco dei Templari Oscuri su cose irrilevanti. Ora vi faccio vedere, guardate che fa. Cioè, questo è un errore grave, ragazzi. State attaccando con i Templari Oscuri, dovete focussare queste. Queste sono le strutture che dovete eliminare. Lui perde tanto tempo a fare questo. Ora vi faccio vedere, io vi piazzo di nuovo la pozza germinale, mi vado a prendere di nuovo i gas, c'ho tutti i bei rilevatori. Lui butta fuori altri 4 stalker, ma il discorso dell'all-in è che è fatto male, perché all-in significa, ora non so che significa all-in proverbialmente, significa tutto dentro, vabbè lasciate stare, all-in significa che ti giochi il tutto per tutto, mentre lui non si sta giocando il tutto per tutto, non sta attaccando, lui aveva una base operativa in realtà qua. Che cosa è andato a fare? È andato a prendersi un'espansione. A nulla vale il fatto che non se la sia presa qua, si è presa comunque un'espansione. Questo che cosa lo porta? Volendosi fare un'espansione, sta, come dire, vanificando il suo all-in. Perché i Templari Oscuri, voglio dire, non hanno fatto questo. Vediamo se trovo le unità perse. Ecco, queste sono le unità uccise, i lavoratori uccisi. Come vedete, il rosso ha ucciso 10 lavoratori e uno ne ha uccisi 6. Lui ha ucciso 20 unità e uno ne ha uccise 16. Quindi il vantaggio che si è preso è minimo. Tanto è che i rifornimenti parlano Zerg, come vedete. Quindi, come dire, ha messo effettivamente in crisi, va bene, però l'ho praticato male, senza parlare del fatto che si è andato a prendere un altro gate, però non tira fuori unità. Infatti anche, ma ora dando un'occhiata ai minerali mi rendo conto che anche pochi minerali, devo dire che in realtà ha speso male il Protoss, evidentemente, ha speso male e non è riuscito ad inclinare la partita veramente a suo favore. Si è andato a costruire anche una forgia, probabilmente, sì, ok, per piazzare i cannoni. Però ecco, il consiglio che posso, ora io ripeto, non conosco bene il meta dei Protoss, però il consiglio che posso dare da Zerg ad un Protoss: tu stai indirizzando la partita, continua a tenermi sotto pressione, continuate a tenere sotto pressione lo Zerg, cioè tu stai facendo un all-in, continua a tenermi sotto pressione, tutti i minerali che non diventeranno sonde, non diventeranno, nel mio caso vabbè, droni, sono dei soldi che in realtà tu stai guadagnando. Io invece che cosa mi vado a fare? Mi sono andato a fare la tana, mi sono costruito i rivelatori portatili, il custode, quindi ti vado ad uccidere questi Templari Oscuri. E allora, vanificato il tuo attacco? No. Però il tuo all-in si è un po' perso.
Qua peraltro tiene 16 lavoratori contro i 10 che potrebbe tenere questa base, perché oramai è quasi completata. Quindi potrebbe, no, più che saturare questa, addirittura potrebbe rendersene una terza. Insomma, diciamo che il Protoss ha avuto le idee un po' confuse. È partito con un'idea, quella dei Templari Oscuri, e la sensazione che ha dato è che lui sapesse, insomma, contasse di vincere con i Templari Oscuri. Ma non era, come dire, pronto a continuare la partita e a battermi nel momento in cui la partita fosse continuata. Ecco, questo è un errore che non dovete fare. Cioè, ci sta anche l'apertura, ecco, nel frattempo io in realtà qua sbaglio, questo mi è stato spiegato dopo, cioè non posso creare solamente Idralische e Blatte, vi confesso che ancora non l'ho capito benissimo neanche io, mi è stato consigliato di fare dei Ling, anche se i Ling dai Protoss vengono maciullati con gli Zeloti, quindi diciamo anche io ancora sto studiando bene che unità fare. Ciò nonostante, in linea di massima, il discorso dove sta? Che gli vado dritto in base con tutta la sicurezza di questo mondo per andargli a distruggere questa base, senza sapere chiaramente che lui ne ha un'altra nascosta. Che cosa poi mi insospettisce? Mi insospettisce il fatto che qui chiaramente, qua, come vedete, ho uno zelota portato da un custode. Come vedete, il custode può fare uno zelota finto o un marine finto a seconda dell'avversario per scautare in maniera del tutto tranquilla. Gli entro in base e gli faccio un bel po' di danni. Diciamo che io qua mi accorgo del fatto che lui chiaramente non ha solo questa base, però alla fine, insomma, gli dico, vabbè, questa base gliela distruggo, comunque è un vantaggio che mi porto a casa. E come vedete, io in un certo qual modo, andandomi a prendere una terza, che in realtà non è una terza, io ho solamente una base operativa, però in effetti vado a piegare nuovamente la partita a mio favore. Nel frattempo gli disattivo un po' tutto, quindi lui si deve rifare il centro cibernetico. Nel frattempo lui che cosa si va a fare? Si va a fare il laboratorio robotico e con una fabbrica robotica che però, come vedete, lui è supply blocked, si dice in gergo, cioè ha 89 unità e deve fare tanti piloni almeno per superare il numero delle unità già fatte per poter sfornare unità. Quindi comunque a mio modo il danno gliel'ho fatto. Nel frattempo lui però mi era entrato in base, qua non avevo visto. Comunque i miei droni, li ho persi i droni. Qua mi sa che li ho persi i droni. Ah, ok, qua li ho persi. Ecco, questo attacco che mi ha fatto è stato correttissimo, ma è venuto fin troppo tardi. Fin troppo tardi, è stato correttissimo questo attacco. Mi ha preso che ero fuori dalla base, infatti mi ha fatto un gran bel danno, veramente un gran bel danno. Ha messo veramente in crisi, insomma, la mia situazione, però è venuto tardi, cioè mi ha dato completamente il tempo di riorganizzarmi, al che ha distrutto la mia base. Io avevo solamente queste unità, ma anche lui aveva solamente quelle unità. Allora che cosa mi ha messo? Nella situazione di dire, ok, mi ha battuto, quindi che cosa vado a fare? Mi vado a prendere tutte le unità che ho e gli vado praticamente... Ma io lo so che lui è qui, vediamo. No, non lo so, però lo intuisco in un certo senso. Dico, vabbè, deve essere in una di queste basi. Quindi arrivo, gli arrivo in base. E praticamente gli arrivo in base e lui, che aveva fatto, insomma, l'ennesimo all-in, non ha niente in base con cui difendersi. Però stanno uscendo dei due colossi. Ora esce il primo colosso, però viene squagliato dalla mia armata, perché ho un'intera armata. Focus sul colosso. Qua esce il secondo colosso, focus sul colosso di nuovo, e quindi il colosso, con tutto che è una grande unità, comunque grande non solo di stazza, ma è un'unità che veramente fa tanti danni, però deve stare dietro. E quindi lui, come vedete, va praticamente, poi qua, insomma, ha perso la partita, chiaramente, perché non ha unità, si va a provare a prendere un'espansione, però, insomma, la partita è chiaramente indirizzata. E ora, praticamente, gli butto giù il Nexus e gli andrò a fare mattanza di sondine. Insomma, ragazzi, la partita, ecco qui, non mi sa che non ha dato neanche il GG. No, non ha dato neanche il GG. Allora, la partita, qual è la lettura e qual è il monito che deve essere preso da questa partita, secondo me? Allora, il Protoss è stato timido, ha voluto fare un all-in timido. Secondo me, se faceva un all-in fin dall'inizio... Allora, io non sono per gli all-in. Secondo me le partite che sono più belle sono delle partite costruite su una strategia, eccetera. Però, ammettiamo che tu voglia fare un all-in e voglia andare di Templari Oscuri. Ma porta l'all-in a un livello successivo. Anche lui si è
tenuto quell'esercito e ha attaccato solo nel momento in cui io gli sono arrivato in base, praticamente. Allora, tu che cosa dovresti andare a fare? A parte il fatto che si è visto poi nel momento in cui ha attaccato che poi il mio esercito l'ha battuto, quindi con ogni probabilità se lui fosse andato in base, no? Con quell'esercito, insomma, lo avrei battuto in base, avrebbe perso qui. Però dove voglio arrivare? Innanzitutto tu perdi qui e questa base ce l'hai ancora attiva. Inoltre vuol dire, se tu arrivi e perdi e tu stai facendo un all-in, vuol dire che stai facendo un all-in in maniera sbagliata. Insomma, ragazzi, siate meno timidi. Allora, mi sono salvato alcuni replay in passato, ci sono partite estremamente variegate, le ho salvate per motivazioni differenti. Questa è stata una partita più basata sull'all-in, ci sono delle partite che sono più strategiche, tattiche, eccetera, man mano ve ne mostrerò diverse. Non sono chiaramente all'altezza dei pro, ciò nonostante ho raccolto i vostri consigli che mi consigliano di farvi vedere anche io più o meno come gioco, in maniera tale che sia più vicino al livello magari che possiate avere voi, ecco. Dato che se vediamo solamente i pro, giustamente le persone che sono alle prime armi magari anche si scoraggiano dicendo: caspita come sono bravi i pro, noi siamo delle pippe. Invece no, poi vedete me come gioco e sono pippa pure io, quindi ciao, ok, va bene, dai, si può comunque imparare a giocare a StarCraft. Bene ragazzi, questo è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video, che credo sarà un altro mio. Vedremo in base a quello che mi andrà di registrare, in base a quello che troverò, soprattutto dato che io ne registro diverse, però carico poi su YouTube solamente quelle che reputo più carine, quindi se questa la state vedendo vuol dire che alla fine l'ho reputata carina. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a lasciare quindi un commento nel quale mi dite qua sotto un po' che cosa ne pensate, le cose che abbiamo visto, se avete magari dei consigli, se siete giocatori che magari siete più bravi di me. Io spero ovviamente che questi video possano vederli anche i giocatori più bravi, magari, perché no, darmi dei consigli. Grazie a tutti ragazzi dell'attenzione, ci vediamo alla prossima, ciao!